Ok, ragazzi, se siete pronti, date l'ok all'altra squadra. Che c***o avete fatto con la scaletta? Ma Certo. perché riuscite a ogni cosa che toccate la trasformate in merda, ragazzi? Allora. Io non c'entro. È un superpotere. Allora, le munizioni le hai messe? Sì, te le ho già messe. Sì, Che no, uno sulla in cui scala. siamo Ma ho anche pronti. degli ATGM, no? Ne hai uno in canna e basta. Sfruttalo bene. Com'è che si usa? Devo. Devi agganciare. Devi agganciare con la web. Non ti posso dire un cazzo. Allora. Perché ce l'avevo l'ho un fucile. Una volta che conquistate le miniere specializzate, me lo dite e ve le vengo a Riprendo. marcare. Non si possono più riprendere. Perfetto. Ok? Bene così. Se Ok. siete pronti, scrivetelo in chat. Se no, vi do Oltre a io scarto, l'ok. tutti gli altri andiamo in giro mezzi Sì, noi siamo random. pronti. Quella le Siete prendiamo. pronti? L'altra squadra è pronta. Ok. Si parte, boys. Partite, Arma ragazzi. Partite, partite, partite. PM25. Sì, tranquillo. Ok. Vediamo un po', vediamo un po'. Allora, questa sera non sto streamando, quindi posso giostrarmela come voglio. Come vedete ci sono dei GPS in più. Sono due miniere di ferro specializzate, due miniere di cobalto specializzate e una miniera di silicio specializzata. Ciò che cambia dalle miniere standard è che hanno un output maggiorato, e questo è importantissimo. Oltre a questo tipo di miniere, una volta che vengono conquistate, non possono essere più contestate, perché sono praticamente un elemento stabilizzatore dell'economia delle fazioni. Allora, da questa parte la situazione è abbastanza stazionaria. Di nuovo abbiamo il BMP di Skart più due scout armati. Su uno abbiamo Matthew e Kirk, sull'altro abbiamo Maxen e Matteo. Mentre Skart è da solo sul BMP. Sono curioso di vedere come se la cavano. Sinceramente, voglio proprio vedere come se la caveranno. Seguiamo questa camionetta, dai, va bene così. Poi pian piano andremo a seguire anche gli altri. Anzi, sinceramente, vorrei vedere un po' cosa combina l'elicottero di Yurex. Perché loro sono in giro con l'elicottero. Quindi sono molto curioso. Ok, una camionetta sta passando adesso il ponte. Probabilmente se la schiantano perché non ci arrivano che devono andare piano. Appunto. Scarta è in movimento, anche l'altra camionetta è in movimento. Perfetto. Insomma, li seguiremo pian piano. Vado dall'alto per ora. Scarte è ancora relativamente fermo, per qualche ragione. Cosa che sinceramente non farei se fossi in lui. Allora, in questo momento le forze esterne si stanno dirigendo praticamente in territorio delle forze interne. E infatti vedo che stanno andando diretti verso praticamente Maxen e Matteo. Mi chiedo se li ingaggeranno effettivamente. Penso che tra poco ci sarà uno scontro a fuoco. Oh, abbiamo un disegnatore laser che aggancia l'elicottero. E infatti penso che il pilota se ne sia accorto e sta decisamente levando le tende. È bastato un disegnatore laser per spaventare l'elicottero. Tranquillo, quello che lo sto sorvegliando. Ah, scazzo, quello che lo devo spegnere io il disegnatore laser, sennò. Muoviti. Come che mai metti? Scart, rinomina l'antenna del carro antiaerea. No, Guerra no, ora si psicologica. Sta arrivando l'elicottero se l'accendo addosso. si chiama Cerca un scemo posto abbastanza sicuro. silenzio. Corri, corri. Matteo, Oh corri. no, ho letto l'antenna. Gold, poi dopo vuoi fare un po' di test per capire quale Probabilmente sì, meglio. dopo sì, però adesso mi concentro un attimo qua. Questo Quest'antenna. è accanimento, signori, eh. Questo è accanimento. Mi dispiace per la torretta, però, ragazzi. Lo so. Se avevamo la torretta. Aspetta, dai, che mi metto con l'elicottero in modo se riesce a sparare con la torretta. Spara neanche più, non so perché. Sta ricaricando forse, però non uso la visuale della torretta, se no non vedo un cazzo. Sto provando a spararci, ma non ci riesce a prendere. Penso si siano appena ribaltati, sinceramente. Sì, Sì. sì. Sono appena ribaltati. No, sono arrivati Cristo. qui, che culo. Cristo. Comunque la torretta non spara più. Chiedimi perché. Gold, ti ha scritto Kirk in chat.
sono ribaltati di nuovo. Wow. Intanto laggiù vediamo il BMP di Skart che è andato a segno con un colpo, con una TGM, però purtroppo la TGM ha colpito soltanto la coda senza nemmeno rimuovere il rotore di coda. Quindi sono stati abbastanza fortunati gli operatori sull'elicottero. Disconnection, hacker. Passa sopra, okay. Camionetta, la prova a bombardare di nuovo, dai. No, cosa è bombardi? Ce la rubiamo. Ma basta camionette, le abbiamo 50. Le vendiamo. La vedo. E dove c'è il GPS? Manda il GPS. Ve lo mando nuovo. Senti, cosa faccio? Vado verso la struttura. Il nuovo GPS per la camionetta ribaltata. Ah, perché mo adesso da quella griglia ha preso il controllo. Perché me sono nascosto. Se provano ad atterrare li distruggono. Io sono dentro un cespuglio. Ma tu ragazzi siete troppo lontani, io non ci arriverò mai. Ma lui è qua fermo, ci aspetta. Se tu arrivi lui è ancora qua fermo. Allora io devo passare a far fuori anche Maragon allora. Ma aggiungo Scar, si sta scendendo la nebbia, se tu arrivi riesci a prenderli. Il server che fa il simpatico, però. Dovremmo un sacco. Sopra di me. Ok, proviamo ad attaccare a piedi. Fermo a 2 km, forse 3, direi. L'elicottero ha visto qualcuno. Allora, attacchiamo il carro e proviamo a prenderlo. Cosa gold? Il carro. Non capisco cosa sta facendo. C'è una pianta che ha anche io. Ok, il carro ha scollinato. E in teoria adesso arriviamo a Max. Vabbè, ha scollinato verso dove? No, sto tornando indietro. Fanculo, mi ha evaso il... Mentre il buggy... Oh cazzo, il buggy è qui attaccato. Il buggy, se lo si spara, scappano via come l'ultima volta. Anche perché se si vedono arrivare dei razzi, di lanciarazzi addosso... Quello che non stanno fermi. E sono qua entrambi, sia il carro sia il buggy. E io me ne sto sentendo che dopo me lo dico. Fermo. Al volo. Ok, non sta mirando verso di noi. No. Al Kir non hai messo freno a mano. Aspetta. Ok, chi è che si stava nascondendo? Io direi di fermarci qua, Rick. Io. Metto sotto le fronde sto arrivando io con un fucile. Te provo ad usare la sveglia. Sì, spegni le luci poi magari. No, è impossibile. Se esco da sto cespuglio mi sparano. E appena arrivo io c'è una distrazione col fucile. Metti fino a mano. E tra l'altro ho visto che stava sparando a terra l'elicottero, quindi. Sta sparando a me, ragazzi. Buono. È buono. Io sto. Sì, buono nel senso che non sta sparando a qualcun altro. Perché se gliele distruggiamo, dubito che si siano portati dei fucili come l'ultima volta. Yurex è sceso dall'elicottero. Yurex si è lanciato. E mi sa che è morto, non ci sono più i jetpack. Aspetta, mi sa che era il guidatore Yurex, È andato giù l'elicottero? Questo è un buggy, di chi è questo buggy? Chieta? È sotto l'albero, cioè sotto gli alberi. No, è in movimento. No, allora no, noi siamo sotto, è nascosto sotto un albero. Paragli. Sto cercando di distruggere. Ragazzi, io me ne vado in base che non c'ho più colpi. Sono qui, Kirk, sono qui, prendi il fucile. Io sono un po' distante. Arrivo.
Voi dove siete, scusate? Il buggy loro cappottato. Questi okay, qua. Gli sto facendo scappare il buggy. Cappottato è il nostro. Hanno messo il, beacon sul nostro. Sul nostro coso. Ah. Ragazzi, vedo troppa gente. Allora glielo tolgo. Ragazzi, vedo qua, che hanno messo il buggy. Ho ucciso Nekar. È rimasto che... da solo quello sul buggy. Chi è che corre sul buggy? Sta scappando. E a me hanno tirato un colpo di mortaio dritto in faccia, sono morto, però gli ho... Max, pensaci tu alla radio fare, io vado. Ho il cannone, gli ho quasi... Attenzione, l'ho tolto. Perché, dove sei? Mi ha superato. Ho ucciso uno però, quindi quello sta scappando sicuramente in base. Sì, eccomi, sì, raga, ciao. Aspetta, controllagli lo zaino, ovviamente. È passato... Ah, sei te, Scar, quello, vero? Sì, me ne vado in base, non c'ho più colpi. Sì, se lo trovo lo zaino, eccolo, dovrebbe essere questo. Da dentro fucili, buono. Dovrebbe, però non trovo lo zaino, trovo solo il cadavere. Qui c'è uno zaino. Eccolo finito. Mi ha sparato un colpo il carro. Sì. A me l'elicottero prima con i razzi. Ecco lo zaino, perfetto. Ho disattivato l'erba anch'io adesso. Raga, ma com'è che si fanno le munizioni? Mamma mia, avevo un sacco di roba, sai? Oh no. Com'è che faccio a tornare lì adesso? A piedi? Ho praticamente l'inventario pieno adesso. Ah, giusto, Rick, spegni il segnale diretto. Appena vado, qualcuno che ci viene a prendere? Forse riesce a venire Rick. Se Rick se riuscite, io sto combattendo contro un carro. E io sto arrivando con lanciarazzi. Forse gli butto. Se vieni dove c'è il GPS di Matthew. Sto arrivando. Io cosa faccio? Vengo anch'io a piedi? Sì. No, porta più avanti il veicolo. Ah no, cazzo, hanno distrutto la cabina. Rip. E controlla se è la roba che aveva nell'inventario. Dovrebbe, però il problema è... Allora... Ma Rick, ma te ricco il veicolo da... Quello da... Trasporto. No, perché? Trasporto. Perché? Non lo so chi è Kirk. Perché Kirk è ricco il veicolo da trasporto? È l'unico veicolo che abbiamo. E i buggy? I buggy erano in giro. Uno è nascosto, ce l'ho io il GPS, l'altro è cappottato e stanno cercando di conquistarlo loro, io lo sto difendendo, solo che sono da solo contro un carro armato e una camionetta, quindi... Prendo l'altro lanciarazzi. E abbiamo solo un colpo, vabbè, prossima sessione in verità ci rientrano, quindi prendi pure. No, comunque l'ho lisciato l'elicottero, veniva giù secondo me. Ho trovato un'altra base. Come faccio a capire se è nostra? Ah no, è già nostra perché è blu. Vabbè, ma sarà quella di silicio, quella che ho cappato prima. Mi si è distrutta una ruota. Ok. Ma se vengo lì con la gru? No. Ma non che sia molto utile, anche se ci viene riparata barra ridata, l'unica roba è... So quanto sia utile. Per venir lì. Mi serve un modo per venir lì. O viene a prendermi qualcuno o dobbiamo venir lì con qualcosa noi. Chi è questo qui? Chi è sto carro qui vicino alla base? Se secondo te chi è che potrà mai essere? Ma qualcuno mi sta venendo a soccorrere oppure sono? Sei solo. Sto arrivando. Oh. Che sì, mi voleva ammazzare a mano. Beh, quindi mi vengo con l'inventario di camion. No? Sì, ma devi lasciarlo lontano, quello non lo possiamo perdere. Va bene. Proviamo il relitto di qualcosa. Cercare di tenerlo. Boh. Dobbiamo... Ah, ok, se ne stanno andando da. No, no, se ne stanno andando dal nostro buggy cappottato. Beh, se riuscite. Ma c'è ancora il radiofaro giù. No, gliel'ho smontato. Bravo. Sto cercando di... Però mi serve qualcuno che lo venga a prendere. Sto venendo io con la gru. Riescono a morire. Ci dovrebbe essere. Ah, però attenzione che c'è un carro armato. Aspetta. Mi raccomando, segnale diretto, spegnilo. Dell'antenna. Io intanto sono riuscito a far partire il trasporto. Vado su una di quelle miniere che ci sono tra noi e voi, tra me e voi.
No, vi prego, Dani dentro dove c'era il rotore per la torretta. Mi fa morire, cazzo. Ma io a un certo punto, cioè, ti abbiamo un po' sparato con le pistolette perché ho detto teniamolo occupato tanto che arriva il BMP. E è stata la frac. Non so, ma avete colpito qualcosa, raga? Io non so che cazzo avete fatto. Io ho sparato con la pistolina a raffica, ma... sperando di colpire qualcosa. Magari ti ho anche beccato un punto brutto. Non so chi mi ha preso la torretta, ma mi avete fatto saltare la torretta. Siete stati voi o è stato il BMP? No, no, il BMP non ti ha proprio sparato. Sono stati noi con la pistolina. Complimenti. Ah, comunque ho recuperato, abbiamo recuperato l'elicottero. Tipo, vabbè. Ma cosa? Avete recuperato l'elicottero? Sì, sì, il relitto dell'elicottero. Quel che rimaneva. Non molto, ma quel che rimaneva. C'è un lanciarazzino nell'inventario. Il razzo ha preso l'ammoracchettoso. Esatto, l'abbiamo buttato giù. Quindi... Wow, l'avete ammoraccato? Sì. Ma l'avete riportato in base seguendo la procedura? Sì, sì, siamo andati con il coso di recupero, ho agganciato, ho aspettato che agganciavo, poi ho cancellato. Tipo a un chilometro e mezzo dalla nostra base. Guardate che avete fatto dei danni con quel lanciamissili che non vi immaginate nemmeno. È uno Stinger. Minchia, davvero, è uno Stinger. Ok, io ragazzi, iniziate a rientrare, anzi, rientrate tutti e... in base molti. E allora disconnettetevi quando siete pronti. Cioè, la squadra 2 sta arrivando. Io mentre sto facendo il giro per il controllo delle miniere.